Di questi 109 progetti abbiamo circa 50 aziende e 60 start-up, quindi c'è anche una distribuzione abbastanza omogenea tra aziende e start-up. Ben 14 regioni italiane, incluso la Campania, dalla Sicilia fino alla Lombardia e al Veneto. Quindi credo che questi siano numeri molto importanti. In più abbiamo incluso nella 12ª edizione altri due eventi collaterali, l'Hackathon, che è la terza edizione, che si terrà con l'Università degli Studi di Salerno, il partner Sella Lab, e coinvolgerà 70 studenti tra Ateneo Salernitano e Ateneo della Federico II, ed in più un laboratorio di artigianato digitale con il partner MEDART, che tra l'altro ci fornirà anche il CAD di Cava dei Tirreni, dove saranno ospitati 200 ragazzi degli istituti di istruzione media superiore ad indirizzo tecnico e professionale per toccare con mano tecnologie per la fabbricazione digitale. Quindi innovazioni a 360 gradi, partendo dai ragazzi delle scuole, agli universitari, alle aziende e alle start-up innovatrici. Quindi grande contaminazione, che è stata sempre la parola d'ordine del premio. È un premio alle innovazioni più importanti, a coloro che si cimentano, coloro che osano. Sì, sicuramente è così, ma noi andiamo, come dire, a valutare veramente idee e progettualità molto, che possano essere utili sia alle aziende perché possano avere la loro visibilità, ma anche al mercato che possa avere un'opportunità su un territorio che oggi solo dall'innovazione, da prodotti nuovi si può uscire fuori da una crisi che possa avere spazio anche su altre opportunità. Queste aziende si sono messe in discussione e sicuramente faremo delle attente valutazioni perché possa uscire il meglio di queste loro idee, insomma.